Miceli, a quelli di minoranza, poi dopo Capurro e Stimaliglio. Prego, consigliere Miceli. Sì, grazie signor Presidente e signori colleghi. Dunque, noi arriviamo a questa discussione su uno dei provvedimenti più importanti sotto il profilo politico di un'intera legislatura e ci arriviamo certamente attraverso un percorso molto articolato, che ci ha impegnato il Consiglio, la Commissione competente per moltissimo tempo e ci arriviamo un po' anche al limite, diciamo, dal punto di vista del tempo. Siamo ormai assai vicini alla conclusione della legislatura, alla conclusione da parte di questo Consiglio di poter legiferare, quindi si tratta di capire se quest'oggi, ultima data utile in termini politici, non tecnici, sì, se quest'oggi ci saranno o meno le condizioni per l'approvazione di un testo che consegni alla nostra regione e all'istituzione del Consiglio regionale Ligure una legge elettorale rinnovata alla luce delle modifiche che questa istituzione ha attraversato nel corso degli ultimi anni. In modo particolare questa istituzione è stata visto, diciamo, modificarsi la composizione del Consiglio, che passa da 40 a 30 consiglieri, e soprattutto ha visto modificarsi per il tramite della norma nazionale, che fissa a 30 il numero dei consiglieri stessi, l'impossibilità di applicare la vecchia norma di salvaguardia prevista dalla 108, che consentiva, anche nel caso in cui la coalizione vincente non avesse avuto una maggioranza sufficiente a governare, di aumentare il Consiglio stesso sino a produrre quella possibilità di governo. Quella clausola di salvaguardia che era contenuta nella 108, oggi non esiste più. E guardate, quella clausola di salvaguardia era quella che consentiva al Consiglio regionale di esercitare la funzione di governo, non la funzione parlamentare soltanto, che è assolutamente importante, che deve specchiare la composizione, diciamo, politica delle forze che si sono presentate alle elezioni. Ma la funzione di governo è essenziale per il buon funzionamento dell'istituzione. E lo è a maggior ragione per una istituzione come il Consiglio regionale e come un solo comune, per esempio, come era la provincia precedentemente, che vede l'elezione diretta del capo del governo. Per l'assemblea parlamentare stessa. La funzione di governo è strettamente connessa al fatto che i cittadini liguri, nell'espressione del voto, scelgono con un voto il candidato presidente e con l'altra espressione di voto il partito politico. Oppure anche con un voto singolo, diciamo così, che accomuna candidato presidente e partiti politici che sostengono quel candidato presidente. E quindi la legge stessa attribuisce, afferma il principio che nel momento in cui si elegge il Presidente della Regione, il candidato alla Presidenza della Regione, quel candidato al Presidente della Regione deve dal giorno stesso poter governare e per poter governare deve avere a disposizione una maggioranza che è corrispondente a quella dei partiti che l'hanno sostenuto durante la campagna. Se non ci fosse questa possibilità, noi ci troveremmo di fronte a una situazione del tutto diversa, dove sarebbe necessario, per poter far proseguire la legislatura e non interromperla immediatamente all'indomani delle elezioni, ricercare attraverso pratiche parlamentari legittime, per nulla deprecabili, chi ricorda la Prima Repubblica, tra l'uni ne hanno anche un ricordo favorevole, mettiamola così, io non sono tra quelli che la disprezzano. Ma non è il dettato di quanto previsto in questa nuova frase politica. Non è il dettato di quanto previsto in questa nuova fase politica, cioè in una fase politica dove, attraverso le modifiche al nostro ordinamento che sono state introdotte a partire dagli anni 90, si è deciso di attribuire maggiori possibilità e vigore agli esecutivi, al governo stesso,
aula alla discussione un testo che, seppur estremamente sintetico e semplice, possa corrispondere a una serie di obiettivi che vado ad elencare. Il primo, tre questioni sostanzialmente. La prima, noi la legge elettorale che andiamo ad approvare deve consentire di avere un'istituzione che funzioni. Il tema della governabilità è direttamente connesso al funzionamento. Un'istituzione che non funziona produce un danno alla politica, ancora prima che alle forze politiche. Produce un danno a ciascuno di noi, nell'esercizio della funzione di rappresentanza che svolge, ma produce innanzitutto un danno alla politica nel suo insieme. I cittadini si aspettano che nel momento in cui esercitano il diritto di voto, scelgono un candidato presidente, chiunque esso sia, quel candidato presidente poi, dal giorno stesso delle elezioni, sia messo nelle condizioni di poter governare e possa essere giudicato 5 anni dopo. E per governare si intende assolvere e rendere concreti i provvedimenti che costituiscono l'ossatura di ciò che in campagna elettorale ciascun candidato presidente, come dire, propone all'elettorato. Singoli candidati presidenti si propongono all'elettorato, avanzano un profilo, un'impostazione di carattere politico che si traduce in provvedimenti, quei provvedimenti, che sono arrivati, necessitano di una maggioranza solida, certa e politicamente omogenea, non pasticciata. Questa è la prima condizione, è il primo obiettivo. Il secondo obiettivo è che sia un'istituzione, quella scaturita, diciamo, da un'eventuale una legge elettorale, sia un'istituzione scelta dai cittadini, trasparente, dove i cittadini abbiano la possibilità di decidere quali saranno i loro rappresentanti. Io non sono tra coloro che demonizzano l'istituto del listino. L'istituto del listino ha svolto anche alcune funzioni positive nel corso del tempo, avrebbe potuto. Ma certamente l'istituto del listino non consente ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti con una certa misura ridotta, sia chiaro, parliamo del 20%, ma quel 20% non è scelto dai cittadini, ma è scelto dalle forze politiche. Ora, poiché uno degli elementi su cui in questi anni maggiormente si è addensata la critica da parte dei cittadini nei confronti delle istituzioni è esattamente questo, cioè mancanza di trasparenza, non poter scegliere, la necessità di poter indicare con l'espressione del proprio voto anche i rappresentanti personalmente scelti, evidentemente questa esigenza di carattere politico, questo obiettivo, è il secondo obiettivo che si vuole togliere con questa proposta, abolendo, come anche altri pensano, sia chiaro, il listino stesso. Il terzo obiettivo che la legge si deve assegnare quello di consentirci di avere, il giorno dopo le elezioni, un'istituzione che sia rappresentativa di tutta la società. Noi oggi abbiamo un consiglio che è formato per 3 quarantesimi da rappresentanti del genere, 4 quarantesimi per rappresentanti del genere e per la restante parte da rappresentanti del genere maschile. Ovviamente questo è frutto di molte ragioni storiche, sociali, di scelta, anche di scelta degli elettori ovviamente, ma non c'è alcun dubbio che non sia una rappresentanza fedele della società. Noi possiamo affermare con certezza che questo consiglio è formato da un numero di rappresentanti sostanzialmente proporzionale, diciamo così, a quello che pensano i cittadini sul profilo politico, ma non possiamo affermare con altrettanta certezza che sia rappresentativo dell'insieme dei sessi che si rappresentano la società italiana. Lo strumento che noi proponiamo di introdurre, gli strumenti che noi proponiamo di introdurre da questo punto di vista sono due.
da un lato una composizione delle liste che tenga conto della complessità dei generi e quindi proponga liste alternative, faccia sì che i partiti siano obbligati, forzati a tener conto della composizione delle liste, del fatto che la società è allontanata, e dall'altro il fatto che si introduce la doppia preferenza di genere, cioè uno strumento consente di aumentare la rappresentanza del genere femminile all'interno dei consigli. Sottolineo, è uno strumento che ha una qualche efficacia alla prodotta. Recentemente l'Emilia Romagna ha votato con questo strumento e quell'assemblea è fatta in misura molto considerevole da una rappresentanza di entrambi i sessi. Conosco il numero complessivo, so per certo che i rappresentanti del Partito Democratico, nel caso sappiamo però per la nostra, sono quasi il 50% di questo senso. Questi sono i tre obiettivi che la legge si deve proporre nella sua semplicità, nella sua coerenza ed armonia. Un'istituzione che funzioni, un'istituzione scelta dai cittadini, un'istituzione rappresentativa di tutta la società. Il percorso con cui ci si è arrivati a questo appuntamento è fatto così. Noi a luglio, nel luglio del 2014, abbiamo approvato in commissione con 33 voti, quindi largamente eccedenti la maggioranza di 27 necessaria per approvare la legge, un testo che ha approdato a luglio in aula stessa. Quel testo, dalla commissione all'aula, ha visto l'orientamento difforme di alcuni gruppi politici, in particolare l'Italia, di San Giorgio, che hanno trasformato dalla commissione all'aula lo stesso testo, il proprio voto, da favorevole a contrario. Per questa ragione quella legge è stata sì approvata dal Consiglio, ma con una maggioranza di voti non sufficiente capace di tradurre. Cosa è successo? Perché i gruppi che avevano approvato la legge in commissione hanno cambiato orientamento? È successo che quella notte, quella sera e quella notte, la notte precedente del Consiglio, diciamo, il leader di Forza Italia, capace di orientare una parte dei gruppi dell'opposizione, il Consiglio regionale, Sandro Biasotti, ha trattato il Consiglio, ha scritto una lettera. Guardate, tutte cose legittime. In politica è non solo possibile cambiare opinione, ma se lo si ritiene utile per interessi generali o particolari, persino necessari, no? Nulla di scandaloso. Forse una qualche screpolatura nei rapporti tra le forze politiche all'interno del Consiglio, sì, ma nulla di scandaloso. Adulti e vaccinati e non ci arrabbiamo certo per questioni di carattere formale o di contenuto. Vediamo però al merito. Che cosa diceva quella lettera? Quella lettera diceva tre cose, cioè che il testo uscito dalla commissione era viziato da tre elementi. La pronuncia della Corte Costituzionale intervenuta sulla legge elettorale che regolamenta l'elezione del Parlamento, no? Avrebbe potuto, uso il condizionale, lo sottolineo ripetutamente, ci metto anche diciamo, un cerchietto con l'evidenziatore sul condizionale, avrebbe potuto viziare, diciamo così, il beneplacito da parte del governo sulla nostra legge elettorale se la nostra legge elettorale non avesse contenuto un elemento di modularità del premio stesso, del premio di maggioranza stesso. La seconda questione contenuta nella lettera di Biasotti, sto parlando delle critiche fatte dall'onorevole Biasotti al testo uscito dalla commissione che aveva ricevuto 30 per. Poi se volete ce le ho scritte, ve le posso leggere.
con il Biasotti è stata che non fosse contenuto nel testo approvato dalla Commissione un elemento di chiarezza rispetto al tema della rappresentanza dei generi e che poteva essere questo elemento di chiarezza risolto soltanto con l'elemento della dell'introduzione della doppia preferenza di genere. Io devo dire che quando ho letto questa lettera, da un lato sono rimasto sorpreso, dall'altra sono rimasto benevolmente sorpreso, perché questa argomentazione era l'argomentazione sulla base della quale, al contrario, i rappresentanti del centrodestra di Forza Italia hanno sempre respinto in commissione ogni ipotesi di doppia preferenza di genere. Bene, sono contento, vuol dire che anche il centrodestra va in questa direzione e si deve lavorare per formare questo secondo elemento di critica, diciamo così. La terza questione contenuta nella lettera di Biasotti era che quel testo prevedeva una rappresentanza dei consiglieri all'interno delle province bloccata, cioè direttamente proporzionale al numero di rappresentanti che quelle province devono esprimere, cioè gli eletti dovranno essere uguali agli eleggenti nelle singole circoscrizioni provinciali. Queste sono le critiche previste dalla lettera di Biasotti e che hanno bloccato l'orientamento favorevole dei colleghi del centrodestra, di Forza Italia, della lista Biasotti, che hanno cambiato il loro voto da favorevole a contrario. Cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo cercato nel testo che oggi presentiamo di rispondere esattamente a queste tre critiche. Ve le cito un'altra volta, testualmente, perché, come posso dire, può darsi che ripetendo il concetto sia più facile per tutti noi assimilarlo meglio, mettiamola così. Cosa prevede la nostra norma, infatti? Prevede, a differenza del testo di luglio, che il premio di maggioranza sia modulato. Nel testo di luglio il premio di maggioranza era un premio di maggioranza secco, cioè chi vinceva prendeva 17 consiglieri, il 56% della rappresentanza consigliere, indipendentemente dal numero di consensi che aveva ricevuto. Molti colleghi hanno sottolineato che questo elemento era suscettibile di un possibile intervento da parte del governo di un'impugnativa da parte della Corte Costituzionale. Io non sono mai stato persuaso di questa tesi, perché mentre la pronuncia della Corte Costituzionale è intervenuta su un'assemblea parlamentare che non elegge direttamente il Presidente del Consiglio e nel suo seno, o anche al di fuori del Consiglio, elegge un Presidente del Consiglio sulla base di una maggioranza parlamentare che non costruisce il Parlamento, e quindi in quel caso un eccesso, diciamo così, di premio di maggioranza è francamente poco giustificato, quantomeno questa è l'opinione della Corte Costituzionale, non sono affatto persuaso che questo stesso principio si applichi nei confronti di istituzioni che prevedono l'elezione diretta del capo del governo. E ho ripetuto più volte che, per esempio, nei comuni, in tutti i comuni, sia quelli sopra i 25.000 abitanti dove è previsto il doppio turno, sia quelli sotto i 25.000 abitanti, il turno unico, il premio di maggioranza è enormemente alto. Si attribuisce il 60% dei seggi indipendentemente da qualunque risultato elettorale. Il collega Mergati, che è stato sindaco di Alassio, comune importante ma sotto i 25.000 abitanti, ricorda meglio di me che il suo predecessore, il sindaco Avogadro, fu eletto nel primo mandato con una percentuale pari, mi aiuti Mergati, al 25% scarso, se non ricordo male, no? Il 25% scarso fu eletto, perché? Perché c'erano 4, mi pare, 5 candidati sindaci e in un clima un po' di sorpresa generale vinse Avogadro. Quello generale lo potete anche vedere. Vinse Avogadro, a cui fu attribuito il 60% dei seggi.
e nessuna pronuncia della Corte Costituzionale è mai intervenuta sul punto, mai. Quindi io continuo ad avere le mie riserve sul fatto che un'eventuale legge elettorale possa essere impugnata per questo punto. Ma poiché ho cercato di avvicinarmi e analizzare le fatti da voi, abbiamo cercato di costruire un testo, abbiamo convenuto su un testo che contenesse quell'elemento di modulazione. E prevediamo un premio di maggioranza modulato che prevede 16 consiglieri su 30 nel caso di vittoria per una percentuale della coalizione inferiore al 40%. Sottolineo che meno di 16 su 30 non è una maggioranza. Questa è la matematica, non è una maggioranza. 17 consiglieri su 30, se si ottiene una percentuale di consensi alla coalizione vincente tra il 40 e il 50%, se fate i conti scoprirete che oltre il 45% sono meno i seggi che si prendono con questo meccanismo rispetto alla legge attuale, e 18 consiglieri, cioè il 60% del consiglio, con una percentuale superiore al 50%. Quindi, premi di maggioranza assolutamente temperati, moderati, mattarelliani, anche nella fisionomia. Okay. Questa è la sostanza. Questa è la sostanza politica. Risponde alla critica che voi avete fatto e introduce un premio di maggioranza assolutamente moderato, che per molti casi concreti e disponibili addirittura consente all'opposizione di avere una rappresentanza maggiore della legge attuale. Perché siete contrari? Spiegate perché siete contrari. Non è sufficiente dire che manca poco la fine della legge attuale. Non è comprensibile. Lo dico a tutti i colleghi, ma mi rivolgo in particolare ai colleghi con più esperienza e anche diciamo con più caratura istituzionale. Perché siete contrari a una norma semplice che preveda un premio di governabilità, consente di abolire il listino dei nominati e consente di avere dal giorno delle elezioni la certezza di un governo, con il minimo previsto per poter governare 16 consiglieri su 30. Dite perché siete contrari, esplicitate le vostre ragioni e cercate anche di convincere. Perché non siamo per noi convinti di ciò che avete detto in commissione fino ad oggi. Nessuno è per nulla convinto. La seconda critica, dicevo, contenuta nella lettera di Biasotti, era quella relativa alla preferenza di genere. E noi esattamente questo facciamo. Guardate che il testo uscito dalla Commissione a luglio per noi era stato una sofferenza. Sotto il profilo politico abbiamo avuto una discussione molto difficile con le nostre compagne. Sto parlando a tutti, soprattutto ai Liguri, perché dovete spiegarlo ai Liguri, soprattutto perché siete contrari. Lo dovete spiegare ai Liguri perché siete contrari. Gino Morgillo, lo dovrete spiegare ai Liguri, non a me, siamo, ai Liguri dovete spiegare. Siamo in relazione, non ancora in discussione. Dicevo che in quella occasione a luglio noi, per poter andare incontro favorevolmente alle posizioni che erano state espresse in commissione da parte dei colleghi di centrodestra che avevano votato poi a favore di quel testo, rinunciamo ad alcuni nostri principi fondamentali. Il tema della rappresentanza di genere è per noi, nel nostro partito, per l'impostazione politica del nostro partito, un tema fondamentale, importante, basilare. E quando abbiamo visto che nella lettera di Biasotti questo elemento critico era contenuto, abbiamo immediatamente provveduto con una norma, un articolo che prevede semplicemente che le liste vengano fatte in modo alternato, obbligatoriamente, e quindi siano rappresentative al 50% di entrambi i sessi, e che ci
ciascun elettore abbia a disposizione due voti di preferenza possibili, uno per un rappresentante di genere maschile e uno per un rappresentante di genere femminile. E abbiamo risolto definitivamente la seconda critica della lettera di Biasotti. La terza critica, infine, quasi concluso colleghi, però vi chiedo ancora qualche attimo di pazienza, la terza critica, infine, era quella relativa al fatto che la rappresentanza delle province non potesse, per via legislativa, essere, diciamo, predeterminata, ma che si dovesse ragionare, come avveniva precedentemente con la 108, di un recupero di resti su base regionale. Qual è il senso politico? Il senso politico è che molte forze politiche, specie quelle minori, hanno la propria leadership, diciamo, nella città capoluogo, e meccanismo che consentisse un recupero dei resti su base regionale andava a favorire maggiormente queste possibilità. E abbiamo tolto dal testo precedentemente discusso quell'elemento. Abbiamo risolto anche la terza critica proposta da Biasotti. Allora io vi chiedo ai colleghi di centrodestra che vedo avvicendati in larghe discussioni, chiedo a voi, avevate approvato un testo in commissione e avete cambiato orientamento in aula perché quel testo è stato fatto oggetto di critica da Biasotti su tre punti. Quei tre punti sono stati modificati e risolti dalla proposta che il PD oggi propone, il PD ed altri, non solo il PD ovviamente, oggi propone in aula. Vi chiedo, perché non votate a favore oggi? Per quale motivo? Qual è la ragione politica che vi impedirà di dire sì a una legge utile ai Liguri e che prevede la governabilità, la certezza del governo, l'abolizione del listino, la rappresentanza dei generi? Quali sono le ragioni politiche, non di convenienza personale o legittimamente anche, diciamo, il fatto che il centrodestra in questa fase si senta vicino alla sconfitta e non voglia avere una legge elettorale, come dire, solida, è comprensibile, dà un'indicazione psicologica piuttosto discutibile, diciamo, dell'atteggiamento con cui il centrodestra si prepara alle elezioni, ma bontà loro, se pensano già di aver perso, pazienza. Ma per quale motivo non dovete riconoscervi in una proposta che risponde perfettamente alle critiche politiche mosse dal capo della vostra compagine politica? Questa è la domanda a cui dovrete rispondere non a me, non ai nostri colleghi, non alla maggioranza, ma ai Liguri. I Liguri non capiranno perché oggi voi non votiate a favore di un testo che ha esattamente quelle caratteristiche. Insomma, concludo. Noi siamo ancora in tempo. Se oggi si approvasse questa nostra proposta, che ha il pregio di essere quella uscita con il maggior numero di consensi dalla commissione competente, se oggi si approvasse questa proposta, noi faremo un grande regalo ai Liguri. Consentiremo a tutti i cittadini liguri di recarsi a votare tra pochi mesi con una nuova legge elettorale che gli consente di scegliere i propri rappresentanti e che gli consente di scegliere il governo che hanno deciso di due gli elementi, i rappresentanti e il governo. Non ci sono rischi, perché una legge molto simile a questa è stata approvata recentemente in Emilia-Romagna e l'Emilia-Romagna ha già votato per quella norma, che ha funzionato, diciamo così, nella sua applicazione concreta, e non è stata sollevata da nessuna corte costituzionale e da nessun governo. E non ci sono scorciatoie, non c'è un'altra via. Non potete pensare di mettervi tutti insieme, maggioranze strane, diciamo così, per mettere in minoranza il Partito Democratico, non funziona. Noi ci sottrarremo ogni volta di questa natura. Vi sfidiamo al contrario ad aderire alla nostra proposta, perché corrisponde esattamente ai contenuti concreti della lettera di Biasotti di luglio. E migliora, come dico, senza nessuna remora, migliora il testo uscito da quella commissione. Per tutte queste ragioni invito i colleghi a riflettere e a votare a favore del nostro provvedimento.